Michelino Cubia, così si chiama il nostro eroe, è nato qui, in un paese della costa, uno dei paesi di mare più belli d'Italia. Il mare è sempre stata la sua sola e vera passione. Una passione tutta avventurosa, nata dalla lunga convivenza con esso, dalla fantasia e forse dal sangue, perché suo nonno era marinaio. Alla sera, poco prima del tramonto, egli sta sul molo a guardare le barche che prendono il largo. Sogna di compiere con esse viaggi e avventure. Sogna di andare molto più lontano di Nino col suo battello da pesca, solcare mari sconosciuti, approdare ad isole deserte, conoscere il mondo. Allunga! Ancora! Va bene? Ciao Nino! Ciao! Andate fuori stasera? Sì. Ti portano anche te? Non lo so. Lega la cima, eh! Più su! Nino, prendi le cassette! Sta attento ai cassoni, eh! Coprili col sacco! Macchina avanti tutta! Thank you.
Alla stessa ora in cui i battelli prendono il largo, il vaporino attracca al molo. Una volta qui in paese erano tutti pescatori, ma da qualche anno molti di essi vanno a lavorare in città, nel porto, nei cantieri, nelle fabbriche. Così tutto quello che rimane loro di marinaio è il tragitto che essi compiono ogni giorno sul vaporino dal golfo sino al paese. E tra questi c'è anche il padre di Michelino. Michelino! Michelino! Vieni! Ciao, papà. Ciao, no? Come va? Bene. Senti, Michelino, ti devo dire una cosa. Adesso sei ormai un giovanotto, hai finito la scuola elementare, bisognerà pensare a qualcosa, a cosa dovrai fare, insomma. E così proprio oggi ti ho iscritto agli esami di ammissione a una scuola professionale. Che scuola, papà? Una scuola per farti diventare un bravo operaio. E dov'è? Se sarai ammesso andrai in città, prima a Milano, poi... Ma allora... Allora, Michelino dovrà lasciare i battelli che partono al tramonto, Nino, i fratelli di Nino, gli amici, il mare, soprattutto il mare. Era una novità inaspettata e sconcertante. Non riusciva ad immaginare qualcosa di diverso dalle proprie abitudini o la necessità di apprendere un lavoro che non fosse congiunto a ciò che offriva il mare, i battelli, l'avventura. La scuola è finita e Michelino è stato promosso. Ora però lo attende un altro esame, quello che dovrà fare a Milano per essere ammesso alla scuola professionale. E come si sa, la novità vale sempre un'avventura per i ragazzi. E anche questo viaggio a Milano, a suo modo, lo è. Michelino non aveva mai visto Milano. Era per lui una città dell'Italia del Nord. Una piccola New York, gli avevano detto. Adesso intestate il foglio e cominciate pure. Buon lavoro, ragazzi. Grazie. Da prima Michelino era un po' preoccupato per questo esame, ma adesso si sente sicuro. Sa di potercela fare. In fondo non è un esame difficile. Mi sai dire qual è la montagna più alta delle nostre Alpi? Il Monte Bianco, alto circa 4.800 metri. Bravo, la risposta è esatta. Tra un esame e l'altro, sul terrazzo, il tavolo di ping pong ed altri svaghi costituiscono le ore di divertimento per i ragazzi. Michelino Cubia! Dai, tocca a te!
C'è anche la visita medica. È proprio un esame veramente particolare. Poi l'esame psicotecnico. Una serie di prove che assomigliano più a dei giochi che a degli esami. Per esempio, seguire un tracciato muovendo il disegno anziché la matita. E per far questo bisogna avere gli occhi bene aperti. Svelto a segnare che le palline scappano. E anche qui, spegnere prontamente un segnale luminoso appena questi si accende. È davvero una cosa divertente. Quante cose nuove, Michelino? Prima di tutto, bisogna raccontare a Nino tutta la faccenda. Pensa che Nino non è mai stato neanche in treno. Estate ormai e sono cominciate le vacanze. Ogni giorno il paese si affolla sempre più. Arrivano i villeggianti. E oltre ai villeggianti arrivano anche i pirati. Tutti possono avere in casa propria un castello, una torre, il mare, quanto basta per un attacco di pirati in piena regola. I ragazzi del paese di Michelino hanno tutto questo, così di guerre ce ne sono tutti i giorni e tutti si sentono eroi. Meno uno. I bagnanti affollano gli scogli. Alcuni si affidano al salvagente, altri galleggiano lo stesso. Certo, nessuno di loro è abile come i ragazzi del paese. Loro si tuffano dal molo dove l'acqua è più profonda. Michelino! Michelino! Sei stato promosso! Ehi, ragazzi! Michelino è stato promosso! Come passa presto l'estate. Le prime ombre di nuvole corrono grigie sul mare. Le onde si increspano. È già l'autunno. E con l'autunno la partenza per la nuova scuola. Quattro paia di calze grosse, quattro di leggere, le maglie. E Michelino prende dal cassetto le sue biglie. Ormai a lui non servono più. Vado fuori un momento. Dove vai? Vado da Nino. Torna subito che domani mattina dovrai alzarti presto. Era un campione di biglie lui. A contarle bene, forse sono più di 100. Le regalerà a Nino, gli porteranno fortuna. Non c'è verso che vinca una partita, povero Nino. Saprà pescare, ma tirar di biglia. Adesso è andato in chiesa a fare le prove del coro. Ero venuto a salutarlo. Domani parto. E dove va?
Anche lui faceva parte del coro. Talvolta veniva scelto persino per fare l'assolo. Suo vecchio maestro di musica. Stanno provando l'inno della Madonna Bianca, la Madonna del mare che protegge i naviganti. Anche Michelino deve partire, non per mare, è vero, ma in fondo è sempre un marinaio. Tu, Michelino, non vai a salutarli? No, è meglio di no. Neanche Nino? Tanto, che se ne fa lui delle mie biglie. Ed eccoci al primo giorno di scuola. Mentre i ragazzi resteranno nell'atrio e potranno così prendere i primi contatti tra di loro, i genitori salgono in direzione, dove si incontreranno con il direttore della scuola e con il capo del personale della Edison per il colloquio iniziale. Parla il direttore della scuola e porge il saluto a nome dell'istituto. Poi il capo del personale illustra gli scopi della scuola. Oltre alla scuola, egli dice, voi avete visitato anche il convitto nel quale i vostri figlioli passeranno 4 anni della loro vita. Ed in questo momento nel quale si avvicina l'ora del congedo, voi non lasciatevi prendere dalla commozione. Date un bacio affettuoso al vostro bambino e ditegli, bravo, se lo merita. Ha vinto la prima battaglia della sua vita, classificandosi tra i meritevoli della borsa di studio. Ormai i ragazzi hanno familiarizzato. Soltanto un'ora fa non si conoscevano e adesso sono già amici. Tanto amici che si fanno persino le confidenze. Il campione del cuore, l'eroe dei giornaletti e un sacco di altre cose. C'è qualcuno che si sente già così intimo tanto da mostrare la fotografia dei parenti. Ecco, questa è mia nonna.
Beh, a dire il vero, finora non c'è proprio l'aria della scuola. E tuttavia, il ping pong, i giochi e gli svaghi che il convitto dove gli allievi vengono ospitati offre in abbondanza non bastano a scuotere dall'imbarazzo le nostre matricole. Anche il ragazzo che è accanto a Michelino è una matricola. Si chiama Stefano e viene dalla montagna. Quest'altro è Giovannino. A dire il vero, non sembra molto affranto. È un tipo allegro lui. È ora di andare a letto. I padri accompagnano i nuovi venuti nelle loro stanzette. Questa è la prima notte fuori casa ed è comprensibile un po' di malinconia. Domani sera sarà certamente un'altra cosa. Adesso è l'ora di dormire. Buonanotte. Eccoci qui, ragazzi, per iniziare il nuovo anno scolastico. Ma quanto diverso sarà da quelli che avete trascorso alle elementari? Vi vedo un po' spaesati, ed è naturale. Tuttavia non dovete essere tristi, perché se è vero che avete dovuto lasciare la mamma e il papà, i fratelli, gli amici, il vostro paese per venire qui, è anche vero che qui troverete un'altra grande famiglia, altri amici, un'altra casa accogliente. Io e tutti i miei colleghi vi guideremo passo passo e se voi ci seguirete con diligenza e buona volontà, imparerete tante belle cose. Come sapete, questa scuola ha un grande compito, vuol fare di voi degli operai capaci, onesti e disciplinati. Ora dobbiamo dunque vedere insieme come dovrete comportarvi e cosa dovrete fare per diventare quello che dovrete diventare. Attenti ragazzi, perché il disegno geometrico è una materia molto importante. Ora traccio sulla lavagna una linea retta. Voi la rifarete praticamente in laboratorio con un filo di ferro. Come primo esercizio faremo appunto una linea retta. E adesso a voi, cominciate pure. Con tutti questi attrezzi così strani, meglio dare un'occhiata a quello che fanno gli altri, non è vero Stefano? Sembra una cosa da niente, eppure anche raddrizzare un filo di ferro è un esercizio che richiede occhio, pazienza e certa pratica. Poco alla volta la mano si farà svelta, l'occhio diverrà esperto e si potranno affrontare altri lavori. Appesi alle pareti ci sono degli esercizi che dovranno fare durante l'anno. E Michelino è felice nel vedere che non si sono dimenticati del mare. Anche voi riuscirete a costruirne uno uguale. Prima però dovrete fare esercizi più facili, come il listello per esempio. Ed ora prendete i vostri posti. Su, al lavoro. Anche nel laboratorio di falegnameria ci sono interessanti scoperte da fare. Le cassette degli attrezzi racchiudono quasi più segreti dei misteriosi scrigni sognati dopo gli emozionanti assalti al castello dei pirati. E il lavoro diventa divertente come un gioco. Uno dei primi esercizi è rendere lineare un listello di legno. Vediamo un po', prima con quest'occhio, poi con l'altro. Basta non chiudervi tutti e due però. Esercitare l'occhio è indispensabile, tanto che si è fatta un'aula apposta. Nell'esercizio del vostro mestiere, voi dovrete conoscere e valutare gli elementi geometrici che ricorrono più spesso. Partiamo anche qui da una linea retta. Voi vedete quest'asta snodabile? Ebbene, io adesso la sposterò e voi mi direte quando vi sembrerà che essa formi una linea retta. Capito? Io sono capace. Sì, sì. Proviamo. Andare! I ragazzi hanno fatto la loro stima e ora il professore controlla l'esattezza dell'indicazione. Semplice, vero? Ma anche qui non siamo che all'inizio.
Poi verranno gli altri esercizi, i raccordi, il parallelismo, l'equidistanza, le curve, gli angoli. Prendo questa sfera di metallo. Come voi vedete, essa passa facilmente attraverso questo anello. Ora vi mostrerò una cosa interessante. La sfera di metallo viene riscaldata. Anche l'aula di fisica appare ai ragazzi come un laboratorio magico dove se ne vedono di tutti i colori. Ogni giorno un esperimento nuovo, come quello della dilatazione del metallo per effetto del calore. E adesso, come vedete, la sfera non passa più per l'anello. Vi meraviglia, eh? Ma si tratta di un fenomeno semplice. E noi ne studieremo insieme di molto più complessi e interessanti. E vedrete nelle prossime lezioni quando tratteremo altri argomenti. Ma ogni tanto un po' di svago ci vuole. Al convito non mancano i passatempi, ma preferito su tutti è sempre il calcio. Michelino credeva che al suo paese ci fosse tutto quello che un ragazzo può desiderare. Ma soltanto ora si è accorto che al suo paese, abbarbicato alle rocce, mancava un campo di calcio. Così ora può rifarsi, e non ha grande importanza se il pubblico, una tifosa in sedicesimo, non si entusiasma se viene sfiorata dal pallone calciato dal piede del campione. Qui, dopo i giochi, nell'aula di studio del convitto, si fanno i compiti per il giorno seguente. Ecco arrivato il cattivo tempo. Sembra che oggi i ragazzi studino più volentieri. Eh già, fuori non li attende il pallone. Ma non per questo però hanno perduto la loro allegria. Stamattina poi in laboratorio c'è un'interessante esercitazione. Bisogna sagomare col filo di ferro una barchetta. Ed è per questo che Michelino si sente spronato nel suo amor proprio. Lui che viene dal mare non potrà essere per esempio secondo dopo Stefano che viene dalla montagna. Non potrà essere secondo a nessuno. È una questione di prestigio. Ma c'è un'altra cosa che lo spinge a muovere le mani più sicuro e più svelto del solito. Si tratta di certe tabelle luminose su cui è segnato il profitto di ciascuno. Ma oggi Michelino è certo che raggiungerà i compagni più avanti di lui. È la sua grande occasione. Ecco fatto, gli altri sono ancora indietro, stavolta ha proprio battuto tutti. Certo.
Va bene così? Sì. Questa notte è nevicato. La neve è sempre un grande spettacolo per i ragazzi. Ieri sera era tutto come il solito e ora invece ogni cosa è cambiata. Le case, le strade, i cortili. Anche il campo di calcio è scomparso sotto il soffice candido manto. Poco male però, perché la neve per i ragazzi è anche una grande occasione per un divertimento nuovo e appassionante. Michelino la neve non l'aveva mai vista prima di adesso. Il mare mantiene sempre tiepida l'aria dei paesi sulla riva e non permette che vi nevichi. Ora invece può vedere la neve da vicino, immergervi le mani, magari anche assaggiarla. Ma come sapore non c'è proprio male. La prima palla di neve è una sorpresa non sempre gradita, ma basta vincere quell'attimo di Polo Nord e l'amicizia è fatta. La neve è una grande amica dei ragazzi e questo genere di battaglia quasi quasi fa dimenticare quelle combattute d'estate al castello a picco sulla scogliera. Ma chi poteva pensare che con una cosa tanto fredda ci si potesse scaldare a questo modo? E poi guardate Stefano come ce la mette tutta. Ma già, lui viene dai monti e ha confidenza con la neve. La neve e il Natale vanno insieme. Così, una bella mattina, sulla lavagna in prima B, la classe di Michelino, appare un disegno simpatico e familiare. Chi l'avrà fatto? Beh, non ha molta importanza. Ai ragazzi importa soprattutto sapere che questo è l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. All'uscita regna l'allegria. Oggi si ritorna a casa, si rivedranno i genitori, i fratelli, gli amici. Quante cose da raccontare. Pensate, 3 mesi di scuola e di questa scuola, tante settimane di esperienze nuove, di avventure affascinanti in un mondo che prima era sconosciuto e che si apre su un orizzonte ancora più ampio e interessante. Anche Michelino non vede l'ora di rivedere la sua casa e il mare. Ma cosa succede? Il professore lo chiama. E allora, Michelino, sei contento di tornare a casa? Sì, professore. Salutami tanto i tuoi e fa loro gli auguri di Buon Natale. Ma prima che tu parta, ti vorrei dire 2 parole. Vedi, Michelino, io mi ero accorto che all'inizio affrontavi la scuola con non troppo entusiasmo, facevi fatica a seguire gli insegnanti e parecchi dei tuoi compagni erano più bravi di te. Ma ora vai migliorando. Ho visto, per esempio, che quella mattina, quando hai costruito nell'aula di filo la barchetta, l'hai fatta molto bene e in ottimo tempo. E sai perché? Perché quel lavoro ti piaceva. Ogni cosa che si fa con passione e con cura riesce bene. Ora senti, ti voglio spiegare come sarà la tua scuola in avvenire. L'anno prossimo seguirai il secondo dei corsi di preparazione. Poi ci saranno altri 2 anni, il biennio di qualificazione. Allora dovrai affrontare lo studio dell'energia elettrica, che ancora non conosci. In questi 2 anni dovrai imparare a conoscerla bene, perché poi dovrai lavorare con essa tutta la vita. Ma non avere paura, anche lì comincerai dalle cose facili, dagli esercizi semplici. Farai i primi collegamenti, poi frequenterai il laboratorio per le prime esercitazioni sugli impianti. Nelle stanze in miniatura di questo laboratorio potrete esercitarvi come se foste in un appartamento vero. E bisognerà imparare a diventare anche un po' muratori e non badare se si dovrà lavorare qualche volta in posizioni assai scomode. L'importante è impratichirsi più che si può, per ogni evenienza. Non si sa mai quali difficoltà si potranno incontrare lavorando all'installazione di un impianto. Ecco qui il laboratorio dove si impara a stendere le linee aeree. Come potrai vedere, i fili vengono tesi come se si fosse all'aperto, alle prese con i pali della luce a parecchi metri di altezza. Qui però si è molto più sicuri, perché si posano i piedi per terra. Questa che vedi è la sala manovre. Questo è il laboratorio per le esercitazioni sui cavi sotterranei. Anche qui il lavoro si svolge in condizioni identiche a quelle che si trovano in pratica all'aperto, con il vantaggio però che si può lavorare anche in inverno e col brutto tempo. Ci sono poi i laboratori di meccanica, perfettamente attrezzati come tutti gli altri. Questi laboratori non servono soltanto agli allievi meccanici, ma anche a voi, allievi elettricisti, perché non si sa mai cosa può capitare durante il lavoro. Può occorrere, per esempio, che un elettricista si trovi a doversi costruire da solo dei pezzi. Che bei colori! Belli, vero? Avrai notato, Michelino, che le pareti hanno un certo colore, le attrezzature un altro e così via. Non credere però che i colori siano stati dati così a caso. No, 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 pensa che ci sono degli specialisti che hanno studiato molto a lungo questo problema.
Si trattava appunto di dare alle aule, ai laboratori, ad ogni strumento, il colore più adatto per facilitare a voi allievi l'apprendimento delle varie materie. Tutto questo ha un nome difficile. Si chiama studio della funzionalità e della psicologia del colore. Ti faccio un esempio. Avrai notato che tutti gli organi di comando sono verniciati in rosso. Non penserai che il rosso è stato scelto perché è un colore simpatico e basta. No, no. Il motivo è un altro. Il rosso è un colore che balza all'occhio, attira l'attenzione. Una leva tinta in rosso si nota subito, si distingue fra gli altri meccanismi. Si è preferito il rosso proprio perché si è provato che esso attrae l'attenzione dell'addetto alla manovra di quelle leve e ne facilita così il compito. E c'è anche un altro motivo. Sai che una manovra errata, dovuta a disattenzione anche minima, può provocare guai grossi? Ogni giorno purtroppo si leggono sui giornali notizie di disgrazie causate da qualche distrazione. Ebbene, è stato provato che i colori dati ai diversi arnesi di manovra, nel tener desta l'attenzione degli addetti, diminuiscono le probabilità di infortuni. Così, un po' alla volta, comincerete a conoscere l'energia elettrica. La conoscerete poi sempre più profondamente. Diverrete amici. Ti ricordi, Michelino, di quando alle elementari la maestra ti insegnava la grammatica? Così farai anche per l'elettricità e giungerai perfino a misurarla nell'aula apposita. I tuoi compagni più grandi già si esercitano su questi complessi apparecchi. L'amperometro, il volmetro, il wattmetro, anche tu. Come questi ragazzi, imparerai a conoscere una cabina e collaborerai un giorno alla realizzazione di essa. E ti potrai mettere davanti ai quadri elettrici come il capitano di una nave della sua cabina di comando. Anche allora il disegno sarà per voi di grande importanza. Non più semplici disegni come una retta o una curva, ma assai più complessi, per i quali è necessario servirsi di appositi tavoli con tecnigrafi. Questo che vedi ora è un gruppo motore dinamo. Quel quadro là serve per la corrente continua. L'altro invece è il quadro di distribuzione. Qui puoi vedere un raddrizzatore a vapore di mercurio che serve per trasformare la corrente alternata in corrente continua. Sono parole che ora non capisci, ma che un giorno ti diventeranno familiari, vedrai. Ecco qui l'ampolla con i vapori di mercurio. Ogni movimento è controllato da apparecchi che segnano il passaggio della corrente elettrica. Ed ecco l'aula di elettrotecnica, che è un po' come l'università, l'aula di specializzazione. Ma non credere che nei 2 anni di qualificazione lo studio si faccia soltanto nell'interno delle aule dei laboratori. Dovrete per esempio esercitarvi in cortile, attendere linee elettriche su veri tralicci e veri pali. Sarete allora divisi in squadre, ad ognuna delle quali saranno affidati compiti diversi, ma ugualmente interessanti. Questa squadra, per esempio, è stata incaricata di stendere una linea. Guardali, issano su di una mensola un isolatore. Un'altra squadra sta installando una linea esterna a bassa tensione. Quello che viene fissato al palo è un trasformatore. Altri ancora intanto issano dei pali di legno. Come vedi, Michelino, essi si servono di un altro palo che facilita loro la manovra di raddrizzamento. Si chiama falcone. Ed ecco una cabina di trasformazione. Quando tu sarai arrivato con i tuoi compagni a questo punto, allora sarà giunto anche il momento di venire a contatto per fare pratica con macchinari veri, attraverso i quali passa davvero l'energia. Nel suo lungo viaggio
che comincia in montagna e può anche finire sulla riva del mare. L'acqua dei laghi artificiali, trattenuta da dighe gigantesche, precipita nelle centrali idroelettriche, dove colossali turbine e alternatori trasformano la sua forza in energia elettrica. Poi, per un periodo che sarà una specie di tirocinio, attraverso il quale bisogna passare, sarete messi a fianco di un operaio specializzato, che sarà come vostro fratello maggiore, e vi insegnerà gli ultimi segreti del mestiere, secondo quanto la sua pratica di anni gli ha insegnato. Ed eccovi finalmente al traguardo. Quanto grande sarà stato in questi anni la vostra trasformazione. Eravate all'inizio ragazzini, ignari di tutto, e sarete diventati, quasi senza accorgervene, degli esperti elettricisti. Dimmi un po', Michelino, cos'è che aiuta le navi a trovare la via sicura per entrare nel porto? Il faro. Bravo. Sai che anche gli antichi avevano i loro fari? Ma non erano altro che grandi falò accesi sulla riva. Oggi è l'energia elettrica che fa sì che i fari si accendano. E il raggio della loro luce si scorge a chilometri e chilometri di distanza sul mare. Vedi che l'elettricità che forse una volta credevi ti portasse lontano dal tuo mondo, invece ti ha ricondotto adesso. Beh, ora non voglio trattenerti oltre. Tra poco il tuo treno parte. Buon viaggio, Michelino, e buon Natale. Buon Natale anche a lei, professore. E arrivederci.